Andiamo a Mosca, dove la Piazza Rossa si tinge di bianco. Grandi disagi per la storica nevicata che ha colpito la capitale russa e che ha costretto le autorità a far intervenire pure l'esercito. Il corrispondente Sergio Paini. Nella capitale russa l'hanno già soprannominata la nevicata del secolo. Più di mezzo metro, una quantità superiore a quella media di tutto febbraio. Avete mai visto una nevicata così? No, ci risponde Anna. Sono nata nel 71 e quando ero bambina nevicava di più, ma mai come stavolta. Già battuto il record del 1957. Davvero tanta neve? Vi piace? Chiediamo a Irina. Sì, è bello quando ce n'è così tanta. Certo, crea anche ingorghi e blocca il traffico, ma d'altronde questo è il vero inverno russo. In 18 distretti della capitale è saltata l'elettricità. Migliaia, le case rimaste al buio. Quali problemi ci sono in città? È molto difficile andare in giro, avverte Marina, in auto ma anche a piedi, perché si scivola dappertutto. Bisogna fare attenzione e guardare anche sopra la testa. Finora una persona è morta e 5 sono rimaste ferite a causa del crollo di almeno 2000 alberi. Per aiutare nella pulizia delle strade è stato mobilitato anche l'esercito, ma in una metropoli enorme è un lavoro che richiederà tanti giorni per essere completato. Sono appena uscita di casa e sono già caduta, dice Lilia. È difficile anche attraversare la strada. Figuriamoci decollare. Nei 3 aeroporti della capitale, ritardi e cancellazioni di voli a raffica. Il sindaco Sobyanin ha esonerato gli studenti dall'andare a scuola e ha invitato a usare i mezzi pubblici, ma anche così i problemi non sono mancati. Non hanno pulito. È la seconda volta che resto bloccato, si lamenta questo autista di filobus, che poi ha ripreso la sua corsa, ma anche l'allerta meteo continua. Nei prossimi giorni, previsti forti venti e nuove precipitazioni.